Qui in questa casa siamo privilegiati perché abbiamo il gas di città, però nell'altra fraternità, quella di Marianao, quando finisce il gas bisogna andare con questa libretta e la carta d'identità, facendo una gran coda normalmente e sperando che ci sia, perché se non c'è quel giorno lì è difficile cucinare. Nell'altra fraternità non abbiamo questa possibilità e quindi dobbiamo cercare di comprarlo come si può. Che vuol dire qualcuno che magari gli resta e che quindi lo vende, però a un prezzo certo molto più elevato. Vivere a Cuba è complicato per tutte le piccole cose che servono nella vita di tutti i giorni e che a un certo punto non si trovano più. Ho in mano la libretta di abbastimento. Con questa tutti i mesi si ha diritto a comprare una certa quota di alimenti. Ad esempio qui ogni mese sta scritto, nel mese di marzo, 5 libbra, quindi 2,5 kg di riso, 2 once di fagioli, un quarto di litro di olio. Questo che si possono comprare a un prezzo molto ridotto, cioè un prezzo che è proporzionale ai salari che lo Stato dà. Tutte le altre cose bisogna comprarle fuori dalla libretta con un prezzo che è circa 10 volte più caro. Padre mio, mi abbandono a te, fai di me quello che ti piace. Sono pronta a tutto purché la tua volontà si compia in me e in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, mio Dio. Depongo la mia vita nelle tue mani con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo, perché tu sei il Padre mio. Il nostro carisma, diciamo vivere come Gesù a Nazareth, cioè vivere una vita quotidiana, diaria, che tutte le persone, come tutte le persone, come i nostri vicini, scegliendo di preferenza gli ambienti dove la gente fa più fatica. Prima di tutto riceviamo molto dalla loro testimonianza di vita, perché ci rendiamo conto che a volte vivono condizioni estreme e in tutte queste incontrano forze e energia di vita per reagire. E questo è un aiuto per noi perché relativizza molto anche le nostre piccole difficoltà. Gesù a Betlemme nasce nell'estrema povertà e semplicità e questo determina il nostro modo di essere presso la gente. Vogliamo essere non come chi va a insegnare, a fare o aiutare, ma come sorelle piccole che stanno in mezzo a loro, imparando da loro e convivendo, condividendo quello che si ha e che gli altri hanno e in una comunione. E tutta questa relazione che creiamo, questi incontri, ci aiutano a vivere il messaggio del Vangelo e riconoscendo il Signore presente in ognuno di loro. Vorremmo vivere una vita quotidiana che Gesù ha vissuto per 30 anni, facendo un lavoro come tutti, normale, guadagnandosi da vivere con il proprio lavoro manuale. Sto preparando il manì, che è un dolce tipico dei cubani, che abbiamo imparato a fare. Praticamente sono delle noccioline americane che compriamo al mercato. E poi le cuciniamo con l'acqua e lo zucchero. Normalmente è abbastanza pulito, però lo ripassiamo per essere sicuri. Come qui si ripulisce tutto, il riso, i fagioli, i piselli. Si misura la quantità perché è molto importante la proporzione fra il manì e lo zucchero. Questo è quello che determina la riuscita del lavoro. Ci vuole almeno un quarto d'ora che si cuoce così, fino a quando l'acqua non è tutta assorbita e dopo bisogna continuamente mescolarlo perché non attacchi. Grazie.
dopo si vendono, andiamo nei centri praticamente o nelle scuole nel momento della ricreazione o nei, dove conosciamo. A Cuba incontriamo un'umanità molto ricca in sé, ricca di umanità, ricca di valori, semplice e accogliente. Madre mia, che non avevo da roba vestita, che era sempre guenza lei. Così mesmo. Io che non mi stavo lavando, non mi aveva niente. Solo il domingo il dia che non ho trovato. No, io uno sabato, ero in qua. Ah sì, deve essere. Perché lei trabaja allà detrás de Marianao, allà in una unità militare allà. Te la llevo in Italia. Camina, dale. E la abuela viene. Sta lì? Sta lì. Il nostro compleanno. Non importa uscire dalla realtà, andare in monasteri, andare nel deserto, nella montagna. Nella vita quotidiana è contenuta questa presenza di Dio.